Uno dei cinepanettoni più attesi dell'anno, Babbo Natale non viene dal nord, diretto da Maurizio Casagrande, parla anche salernitano. È in città, infatti, nella magica atmosfera offerta dalle luci d'artista e dai suoi scorci incantevoli, che è stata girata la pellicola in uscita in 100 sale d'Italia. Questa mattina al comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione con lo stesso Casagrande, parte del cast e alcuni sponsor. Nel film c'è una. Una Salerno veramente bella da vedere perché con la fotografia di, di Antonello Emidi abbiamo fatto un bellissimo lavoro fotografico e dato che le luci d'artista sono state l'ispirazione del film, cioè da lì parte l'idea di venire a Salerno a girare il film per cui è chiaro che sono state impreziosite e messe in evidenza. E poi, al di là di questo, è un film molto divertente, per cui vale la pena di andarlo a vedere. È chiaro che, se vai a vedere un film in cui c'è la tua città, eh, mi, mi immagino che sia particolarmente divertente. Sono sicuro che questo, questo, questo film andrà molto bene eh, in questo periodo prenatalizio. Insomma, veniteci a vedere, perché sennò io parlo e voi non venite, che ho fatto fa. <ride> Non solo intrattenimento collegato al film, anche un'iniziativa solidale rivolta soprattutto ai bambini della città. Ti Babbo Mauri viene da Salerno, in realtà è una piccola iniziativa che abbiamo voluto creare a sostegno di questo grande film insomma, che ci aspettiamo che porti un, un gran bel risultato per tutta la città di Salerno. È un'iniziativa nata dal dei Desideri, premieremo ovviamente tutti i bambini, ma soprattutto i desideri un po' più originali e anche un po' più vicini al territorio, quindi magari quelli un po' più solidali, come magari aiutare chi magari è più agevolato di noi o magari dei, un canino o magari qualcuno che ha più bisogno anche di un giocattolo e magari non ha la possibilità di poterlo acquistare.